Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi dei 5 prodotti che ho preferito del calendario dell'avvento Essence. Non so se avete visto, ma avevo già fatto un video sui 5 prodotti top del calendario dell'avvento Bottega Verde e oggi volevo fare il video sui 5 prodotti top del calendario dell'avvento Essence. Io devo dire che è stato difficile scegliere solo 5 prodotti del calendario dell'avvento Essence perché mi sono piaciuti quasi tutti. Quindi tantissimi prodotti del calendario dell'avvento Essence io l'ho apprezzati moltissimo e quindi non è stato facile selezionarne 5. Infatti, a dire la verità, io ne avrei selezionati 6, non 5, però adesso vi faccio vedere i 5 prodotti top e poi alla fine vi faccio vedere qual era il sesto prodotto che ho poi tolto alla fine perché comunque era simile ad un altro. Ma andiamo con ordine e partiamo dal primo prodotto. Sicuramente ho apprezzato la matita nera Kajal, questa matita occhi, l'ho apprezzata tantissimo. Prima di tutto, quello che io ho apprezzato, a prescindere dalla qualità dei prodotti, è che nel calendario dell'avvento Essence, rispetto all'altro Bottega Verde, la dimensione dei prodotti era, diciamo, standard, quindi non erano prodotti più piccoli, ma erano proprio quelli della dimensione originale che si trova in negozio. Questo l'ho apprezzato perché invece nell'altro calendario avevo trovato prodotti in versione mini, quindi insomma, questa era una cosa che mi aveva un po' lasciato così. Invece il calendario Essence aveva tutti i prodotti appunto di dimensioni normali. Questa matita è una classica matita nera, quindi normalissima, però mi è piaciuta molto perché le matite Kajal di solito non hanno sui miei occhi una lunga tenuta, diciamo che tendono a sparire abbastanza velocemente, a parte qualche eccezione. Questa invece ha avuto una durata comunque un pochino più lunga rispetto al mio solito, quindi l'ho apprezzata, mi è piaciuta molto. Inoltre si stende molto bene, ha un'ottima scrivenza, è molto morbida, insomma mi è piaciuta veramente molto e ha un nero abbastanza intenso, quindi dona allo sguardo abbastanza intensità. L'altro prodotto che veramente mi è piaciuto tantissimo, anche se mi rendo conto che può essere un po' una cavolata, però a me in realtà è piaciuto da morire, è il temperino di forma ovale per la matita, appunto. C'è la dimensione, c'è il foro un po' più grande, il foro un po' più piccolo perché le varie dimensioni di matita, e anche se è una cosa un po' così, diciamo, da nulla, però devo dire che l'ho apprezzato, mi è veramente piaciuto moltissimo il packaging, mi è piaciuto il colore, mi è piaciuto il fatto che comunque ha il suo tappo, quindi poi può essere utilizzato magari anche se non sono a casa, quindi insomma, questo, pur essendo una cosa molto semplice, io l'ho apprezzata tantissimo. Un'altra cosa molto semplice ma che io ho apprezzato tantissimo è la limetta per unghie 4 in 1, quindi vedete che è questa limetta a forma di cubo praticamente e sui quattro lati ha quattro spessori di lima diversi, quindi può essere utilizzata in tutte le varie fasi della manicure e mi è piaciuta veramente moltissimo, intanto per la dimensione, perché comunque io posso portarla in viaggio tranquillamente, non è particolarmente ingombrante, e poi mi è piaciuto il fatto che in un'unica limetta ce ne fossero quattro, perché io dovete sapere che ho la tendenza a perdere un po' queste cose, quindi poi non so più dove sono andate a finire tutte le varie limette perché ne ho diverse. E il fatto di poterle tenere tutte insieme in una mi è piaciuto veramente moltissimo. Quindi la mia missione sarà cercare di non perdere questa limetta, perché se perdo questa le perdo tutte e quattro. Quindi, insomma, è anche un incentivo per fare attenzione e cercare di evitare di perdere continuamente le cose. Un altro prodotto che ho apprezzato tantissimo, soprattutto nel periodo di Natale, devo dire, è il rossetto matte 05, che è questo bellissimo rosso mattone. Vi faccio uno swatch così riuscite a vederlo, spero che lo vediate perché io ho la luce che insomma non è un granché. Comunque questo rossetto qua veramente molto 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 bello, è veramente un bel colore, un rosso mattone molto intenso e devo dire che io a Natale questo l'ho indossato nel periodo di Natale, diciamo, l'ho indossato parecchie volte e mi è piaciuto veramente moltissimo, anche perché pur essendo matte 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 ha avuto comunque una durata
lunga sicuramente, ma anche lasciato comunque le mie labbra abbastanza morbide, nonostante i rossetti matte sulle mie labbra tendano dopo un po' a seccarle. Invece questo devo dire che non l'ha seccate più di tanto, quindi mi è piaciuto moltissimo. Un altro prodotto che davvero mi è piaciuto molto, che ho apprezzato tantissimo, è questo, che è lo specchietto con la spazzola incorporata. Quindi questo è da tenere nella borsa, anche se io in questo momento in realtà lo sto tenendo nel beauty da viaggio più che nella borsa, ma mi è piaciuto tantissimo perché da una parte ha il suo specchietto e qui ha la spazzola. Quindi praticamente se voi spingete verso l'interno questo, in questo modo viene fuori la spazzola, quindi avete specchietto e spazzola in un unico accessorio. E questa è una di quelle cose che a me piacciono tantissimo perché sono comode da viaggio, sarà comodo sicuramente quest'estate quando andrò al mare, quindi sono quelle cose che davvero a me piacciono tantissimo. Quindi questo sicuramente è uno dei prodotti, diciamo, non di make-up che mi è piaciuto di più in assoluto. Questi sono i 5 prodotti top. Come vi dicevo, ce ne sarebbe un sesto in realtà che poi ho tolto, ma che voglio farvi vedere lo stesso, ed è il rossetto Long Lasting numero 16 ed è un rosso. Intanto mi è piaciuto tantissimo il packaging perché guardate com'è carino, ovviamente era nel calendario dell'avvento, quindi era natalizio. Ha questo packaging con tutti i pacchettini di Natale, vedete com'è carino. Io spero che lo vediate perché ho una luce che è pessima, me ne rendo conto. Ma insomma, questo packaging poi con questa riga rossa che divide un po' a metà lo stick mi è piaciuta veramente molto. Quindi il packaging già mi è piaciuto. E poi anche il colore, perché comunque ha un bellissimo colore. Diciamo che rispetto all'altro matte 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 è un pochino più scuro, forse è un rosso diverso, che però mi è piaciuto molto. Vi faccio uno swatch così vedete anche la differenza fra i due. Questo non è un matte, è un rossetto normale, quindi vedete che comunque rimane un pochino più tenue, spero che vediate qualcosa. Ma devo dire che mi è piaciuto tantissimo e forse l'ho anche preferito addirittura come posa sulle labbra, diciamo, perché si stende in maniera più naturale, sicuramente un pochino più morbido nella stesura, non essendo un matte, questo mi viene da dire, è ovvio, però comunque alla fine l'ho apprezzato quasi di più. Però ho selezionato il matte 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 perché volevo segnalarvi il fatto che lasciava le labbra abbastanza morbide, pur essendo un rossetto di quel tipo. Quindi, insomma, è questo il motivo per cui alla fine ho scelto quello nei 5 top, diciamo. Questi erano i 5 prodotti che io ho preferito in assoluto del calendario dell'Avvento Essence. Vi ho lasciato in descrizione oppure ve lo lascio nelle schede. Ora vediamo il video in cui vi faccio proprio vedere tutti i prodotti del calendario Essence, così vi fate un'idea anche di tutti gli altri prodotti che c'erano all'interno. Ma questi sicuramente sono quelli che io ho preferito. Mi fermo con questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.